Ciao a tutti e bentornati su Clarisse Beauty Care e soprattutto bentornati in un nuovissimo video haul. Era tantissimo che non filmavo un nuovo video haul di trucchi perché ultimamente ho comprato solamente vestiti perché ci sono stati tagli estivi e anche perché comunque sia l'estate è un periodo in cui non neanche ci siano nuove uscite, ma adesso ci sono tantissime nuove uscite, le ho già viste tutte e già ho messo gli occhi su tantissimi prodotti, quindi prevedo molti molti video haul a seguito. E questo qui è il primo haul, diciamo, contenuto per i miei canoni. È di Makeup Revolution. Vi faccio vedere che bella scatola. E adesso vi faccio vedere subito il contenuto. E sapete che quando acquisto cose di Makeup Revolution, per me, cioè, mi sento una bambina piccola. Per me sono come giochi, non lo so, sono, vabbè, collezionista, eccetera. Da un po' che fanno queste scatole in modalità Sephora, ossia nero dentro, e You Are the Revolution è il loro motto. Qui dentro c'è il riepilogo dell'ordine, con i vari sponsor. E partiamo subito da un accessorio che in realtà ho preso in promozione, che ero addirittura indecisa di acquistarlo o meno, e grazie a Dio l'ho acquistato perché è veramente bellissimo, veramente, veramente bellissimo. È un pennello viso, ma non è un pennello, è il pennello. Cioè, guardate che bellezza, guardate che pack. Penso lo spacchetterò, ma non butterò via il pack. Non so, cercherò di metterlo in esposizione, anche se l'esposizione qui nella mia makeup station è finita. Però è veramente bellissimo e ve lo mostro spacchettato. Tutto questo bel contenitore in velluto. Questo è il suo manico molto ergonomico, diciamo, con scritto, eccolo qua, Revolution Beauty, e è inutile dirvi che è morbidissimo, così come sembra, come lo vedete, è veramente oh, gustosissimo, è bellissimo. E me l'aspettavo più piccolo, perché dalla foto sembra un pennello classico, pennello così, invece in realtà è molto molto grande, e è bellissimo, è sia, penso, più che altro da cipria, da blush, sicuramente per il viso, però molto veramente molto grande, è stupendo. E stanno uscendo nuovi pennelli di questo tipo, di questa grandezza, con sempre con setole bellissime, perché dovete sapere che io prediligo i pennelli con setole naturali, perché sono più confortevoli per i vari utilizzi. Ma se sono fatte bene, come in questo caso, preferisco prenderle sintetiche, non mi piace prenderli da animali. E questo qui è veramente, penso, ancora non l'ho provato, è veramente così bellissimo, pulito. È veramente nuovo, comunque vi farò sapere, secondo me sarà un pennello eccezionale. Poi, veniamo a noi. Ultimamente impacchettano le cose con carta riciclata, il che mi piace perché sono una ragazza molto ecologica. Allora, ho acquistato la bellezza di due primer, che sono i primer un pochino più costosi della linea. Infatti questo è di Professional Beauty, insomma, la linea più professionale. E ho acquistato questi due primer. Li ho acquistati perché secondo me sono innovativi, sono innanzitutto entrambi in gel. Questo qui è mattificante ed è nero con il contagocce, ora ve lo apro. Mentre questo è il Water Gel Primer, è a base d'acqua, molto leggero ma veramente a lunga tenuta e non li ho ancora provati perché come vedete li sto spacchettando con voi, però diciamo che le recensioni sono veramente molto positive. Vi faccio vedere il contagocce di questo primer, eccolo qua, Onyx Primer, e ho grandi aspettative su questi primer, li aprirò, anche se ne aprirò penso uno alla volta. Perché altrimenti i primer tendono a seccarsi se non utilizzati in breve tempo e non sono una che utilizza chissà quando il primer. Poi ho acquistato la terracotta, che in realtà non ho grandi speranze per questo prodotto perché penso non sia del mio sottotono, ma era in offerta, l'ho pagata una cavolata e quindi non lo so, voglio provarla. Dopodiché ho acquistato un lip topper veramente carinissimo, che anche questo dalla foto mi sembrava più piccolo, della linea Mermaid, come si dice, sirena, insomma. E è veramente un lip topper carino, è tipo un fucsia, non so se riuscite a vedere. E ha questo pack veramente bellissimo, stavano terminando in offerta, anche questo ho pagato veramente una cavolata. Comunque, se volete, ve lo faccio sapere, scrivetemi nei commenti. Poi, curiosissima, voglio provare assolutamente questo nuovo correttore, che è il nuovo Concealer Define. Però questo è il concealer hydrate, insomma. Inglese non è il mio forte e è la stessa formulazione ma per lo più idratante e diciamo che andrebbe
andrebbe a sostituire il vecchio concealer Define che andava un pochino, era ottimo secondo me, ottimo, tuttora lo utilizzo, ma andava un pochino nelle pieghette e non era veramente, cioè non durava chissà quando, quindi questo qui dovrebbe essere la formula migliorata e l'hanno migliorato e l'hanno fatto anche con più prodotto, perché questo è 13 grammi, mentre l'altro era 4 grammi, così poco. Insomma, vecchio e nuovo. E ho grandi speranze per questo prodotto. È aumentato un pochino il prezzo, mi sembra di 2 euro. E vedremo se vale la pena. Poi, della linea Concealer and Define, ho preso tutta la linea Concealer e Correct. E quindi tutti i correttori colorati per giocare con le varie discromie del viso. E anche perché sono un po' collezionista folle. Questa è la variante Peach. Questa è la variante Banana, che non so che colore sia. La variante white, molto curiosa, l'ho vista in un video tutorial e abbinata, insomma, con fondotinta troppo scuri, li schiariscono, insomma, ha davvero del potenziale. Bisogna solo un attimo giocare di fantasia. E la variante lavanda per coprire, diciamo, il colorito grigiastro della pelle. Poi la variante verde ce l'avevo già nella mia makeup station che la utilizzo tuttora. L'avevo già acquistata, quindi ho tutte le varianti di concealer e correct. Finalmente, questa linea mi piace tantissimo, anche il fondotinta che acquistai l'anno scorso. Ora è uscito anche il fondotinta idratante, penso a breve proverò anche quello, ma ancora non l'ho acquistato. E comunque, sempre di Makeup Revolution sono uscite tantissime novità e ho messo gli occhi veramente dappertutto. Vi farò sapere e vi farò vedere sicuramente haul molto 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 più consistenti di questo. E per oggi è tutto, vi ho mostrato tutti i miei acquisti, spero vi piacciono. Lasciate un like se il video vi è piaciuto, vi ha comunque tenuto compagnia. Iscrivetevi se ancora non l'avete fatto, vi mando un super mega bacio e ci vediamo venerdì prossimo con un nuovo video. Ciao!